Nei giorni scorsi è diventato virale un filmato che riprendeva quattro persone extracomunitarie, due uomini e due donne che se la stavano dando di santa ragione in Corso Vico nel centro storico cittadino. Il video diffuso sui social veniva ripreso anche da quotidiani nazionali. I fatti sono accaduti domenica 16 settembre intorno alle 11:30 di fronte alla stazione ferroviaria dove erano intervenute alcune pattuglie della squadra volante e personale della polizia ferroviaria subito dopo che le persone si erano allontanate. Le immediate indagini dalla Polizia di Stato hanno portato ad una prima ricostruzione dei fatti, dalla quale emerge che l'episodio non si configura come una semplice rissa, ma la videoripresa di una rapina sviluppatasi nel mondo dello spaccio di stupefacenti. Sono in corso, a cura del personale della squadra mobile della Questura di Sassari, ulteriori approfonditi accertamenti finalizzati anche alla completa e certa identificazione delle parti, cristallizzati in una dettagliata informativa sull'accaduto trasmessa alla Procura della Repubblica di Sassari. Dopo un anno di sperimentazione, a Sassari la prima scuola pubblica Montessori della Sardegna apre ufficialmente le porte ai suoi piccoli alunni e alunne. Questa mattina, al taglio del nastro, nell'istituto Fabrizio De André erano presenti il presidente Opera Nazionale Montessori Benedetto Scoppola, la dirigente dell'istituto comprensivo San Donato Patrizia Mercuri, il sindaco Nicola Sanna, l'assessore della pubblica istruzione della regione Sardegna Giuseppe De Sena, il rettore dell'Università di Sassari Massimo Carpinelli, il direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione Marco Milanese e la presidente dell'Associazione Montessori in Circolo Sardegna Giuliana Zaccolo. Nell'istituto comprensivo San Donato, con l'approvazione da parte dell'ufficio regionale scolastico in virtù della convenzione tra il ministro dell'istruzione e l'Opera Nazionale Montessori, sono state istituite una sezione per la scuola primaria a tempo pieno con 19 iscritti, una per la scuola dell'infanzia a tempo pieno con 14 tra bimbi e bimbe e una a tempo ridotto con 19 piccoli studenti. Per le iscrizioni dell'anno 2019-2020 sono già in programma Open Day tra dicembre e gennaio in modo da poter essere preparati al momento dell'iscrizione a febbraio. Aiutami a fare da solo non è uno slogan pedagogico ma una richiesta posta dalla natura stessa del bambino. L'esigenza di un'offerta formativa di alta qualità che fosse aperta a tutti ha fatto da volano per l'attivazione di una realtà scolastica pubblica unica in Sardegna, le cui basi scientifiche sono riconosciute in tutto il mondo. Il mondo educativo prende il nome da Maria Montessori, che l'ha ideato in Italia nel 1907 e nel mondo è applicato in più di 22.000 scuole, di cui 5.000 negli Stati Uniti e 1.200 in Germania. In Italia le strutture che si ispirano agli insegnamenti di Maria Montessori sono ancora poco più di 150, quasi tutte dell'infanzia e primaria e concentrate soprattutto al nord. La scuola montessoriana, che adesso in questo periodo poi è diventata famosissima perché c'è il principino George che è stato iscritto in una scuola montessoriana in Inghilterra, sta volando altissimo. Qui in Italia, nonostante Maria Montessori appunto sia proprio italiana, un metodo scientifico rivoluzionario riconosciuto in tutto il mondo, piuttosto qui invece in Sardegna è assolutamente sconosciuto, nel senso che magari all'interno delle classi non viene proposto. Ecco. Qui per la prima volta, quindi in Sardegna, grazie devo dire ad un gruppo eccezionale di genitori che poi col tempo si è allargato e che hanno dato una grandissima mano anche per allestire gli spazi, finalmente è stato possibile portare avanti questa esperienza. Noi siamo molto contenti di questo fatto che esiste ora una scuola Montessori pubblica. Stiamo lavorando tanto per la scuola pubblica perché pensiamo che l'eredità di Maria Montessori debba essere diffusa nella scuola pubblica. Perché non c'erano scuole Montessori in Sardegna? In realtà la diffusione del Montessori in Italia dipende molto dalle persone che sono state allieve e dalle allieve delle allieve della Montessori. Evidentemente in Sardegna c'è stata un po' una carenza da questo punto di vista, però piano piano stiamo cercando di colmarla e speriamo presto anche di fare corsi di formazione in Sardegna per aumentare la possibilità di aprire sezioni Montessori. Sono particolarmente felice di poter inaugurare questo corso della scuola montessoriana nella scuola che ho frequentato ormai 50 anni fa. Si tratta di un metodo che viene riscoperto, era già innovativo all'inizio del secolo e poi naturalmente nel corso degli anni è sempre stato più perfezionato. Un metodo assolutamente positivo che parte dalle piccole competenze che ciascuno, i talenti che ciascun bambino ha e cerca di accrescerle, cerca di valorizzarle con un'attenzione direi più personalizzata di quanto
noi possiamo immaginare. Abbiamo voluto dare sostegno a questa iniziativa, saranno dei corsi che sono già cominciati lo scorso anno, cominceranno ad avere le altre classi superiori e già entro la fine dell'anno faremo anche un'ulteriore promozione per costruire un intero ciclo scolastico. Si è conclusa con grande successo la finale locale del progetto Inclusa 4.0, l'isola connessa, futura Sassari, la tappa locale di Futura Italia, manifestazione promossa dal MIUR per sviluppare il piano nazionale per la scuola digitale. Workshop, laboratori didattici, proiezioni hanno fatto da cornice a una manifestazione che ha coinvolto numerose scuole della provincia e non solo. Tra il 20 e il 21 settembre, presso il padiglione Tavolara, si sono svolte numerose attività di arte, musica e creatività, ma anche gare di robotica per studenti e studentesse, esperienze di coding e making per le scuole di primo ciclo. Gli studenti hanno così potuto dimostrare ai numerosi visitatori i loro progetti. Al polo didattico quadrilatero e nell'ex biblioteca universitaria, invece, sono state promosse rispettivamente una masterclass dedicata all'innovazione digitale e ai lavori della Civic Arena. L'Accademia di Belle Arti Mario Sironi, presso il Museo di Arte Contemporanea Masiedu, ha allestito i laboratori Art Lab per gli studenti di arte, mentre la Camera di Commercio ha presentato laboratori interattivi per i ragazzi con il New Job Lab per approfondire al massimo le nozioni sulle nuove professioni e l'artigianato 4.0. Tra le tante attività proposte, anche quella dei laboratori di giornalismo, l'installazione sonora con un sistema di fogli di pane Carasau e Lab Agricoltura 4.0. Il 21 settembre una parte della manifestazione si è poi trasferita a Maddalena per la realizzazione di un laboratorio digitale per il futuro delle isole del Mediterraneo. La giornata conclusiva, quella del 22 settembre, si è invece svolta dalle 9 alle 10.30 tra il padiglione Tavolare e il polo didattico quadrilatero, ma poi gli organizzatori si sono spostati al Teatro Comunale di Cappuccini, dove i giovani hanno rappresentato le loro idee 4.0. Il primo per la scuola digitale è stato vinto dall'Istituto Domeloni di Oristano, dal Liceo Scientifico Spano di Sassari e l'Istituto Comprensivo di Ripunti, con 3 progetti di cucina 3D, cultura virtuale e robotica. Queste scuole sono state ammesse alla finale regionale e se dovessero superare anche questa seconda fase, per loro si apriranno pure le porte per quella nazionale. Sono state ammesse alla fase regionale anche l'Istituto Tecnico Industriale Angio di Sassari, l'Istituto Tecnico Pellegrini di Sassari, il Liceo Scientifico Segni di Ozieri, l'Istituto Ansicora di Olbia e infine gli Istituti Comprensivi di Latte Dolce Monterosello Alto di Sassari e l'Istituto Comprensivo IV di Oristano. In Sardegna non c'è posto per eventuali ingerenze da parte dei partiti nazionali, quindi alle prossime regionali di febbraio non ci si dovrà sottomettere ad alcun nome di provenienza romana. È questo il senso dell'assemblea pubblica del Partito dei Sardi tenutasi ieri ad Abasanta. Almeno 500 i presenti che hanno affollato il salone per seguire gli accorati interventi del segretario nazionale del partito Paolo Maninchedda e quello del presidente Francisco Sedda. Si passerà quindi per le primarie aperte a tutti, niente destra o sinistra, solo ed esclusivamente a coloro che hanno a cuore i temi pro Sardegna quanto nazione e non regione, chiamata a difendere i suoi interessi senza le dimenticanze politiche, troppe, che hanno sempre reso sordi dei governi nazionali. Sono stati tanti i sindaci del territorio a partecipare all'incontro sposando la filosofia del Partito dei Sardi. In testa Emiliano Deiana, presidente dell'ANCI Sardegna. Tutti per un progetto che, se si realizzerà, vedrà finalmente risolti i problemi che ci riguardano più da vicino: lavoro, trasporti e sviluppo su tutti. Un progetto che non guarda né a destra né a sinistra, ma solo al cuore dei problemi, confidando sul cuore e le coscienze dei sardi. Divertimento e tante risate sono state la base della 21esima edizione di Girovagando, che quest'anno prendeva il titolo di Convivenze, Caos e Armonie. Durante questi 3 giorni gli artisti hanno intrattenuto adulti e bambini con moltissimi spettacoli che si sono succeduti nell'arco di tutta la giornata in tutto il centro storico cittadino. Il tendone installato in Porta Sant'Antonio, invece, rimarrà fino al 7 ottobre con le esibizioni del Circo Panico. Il primo spettacolo in assoluto è stato quello di Nicolò Antioco Ximene, clown viaggiatore, che con un'esibizione incentrata sull'improvvisazione e la giocoleria ha intrattenuto il pubblico presente.
La seconda giornata è stata caratterizzata principalmente dai laboratori, come quello di Contact Exploration con Urs Stauffer, rivolto agli adulti e che ha portato i presenti alla ricerca della propria danza in contatto con se stessi e con gli altri. Federico Bassi, con Solo con la Luna, ha coinvolto i bambini con uno spettacolo fatto di acrobazie e alcuni numeri straordinari. In Porta Sant'Antonio e in Piazza Tola, Xiomara Laoz e Carl Stenz hanno realizzato numeri al trapezio, canto e danza flamenco e numeri di giocoleria. Musica itinerante, dialoghi senza frontiere, giochi a sorpresa e tanto altro hanno caratterizzato l'ultima giornata di spettacoli di un evento diventato ormai caratteristico del settembre sassarese. Gentili amici, salve a tutti, insieme anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro telegiornale. Nel corso di mirati servizi di controllo e i carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno tratto in arresto un 31enne sassarese già con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno intensificato il monitoraggio ed il controllo nell'area portuale e tra i numerosi passeggeri sbarcati domenica mattina sull'isola da Genova con la nave Tirrenia hanno riconosciuto un noto pregiudicato già arrestato nel 2010 proprio dai militari Porto Torres a bordo di una Citroen C3 azzurra. Quando i carabinieri hanno intimato l'alte per procedere ad un controllo più approfondito, il sassarese è iniziato subito ad agitarsi. Alle varie domande dei militari si è più volte contraddetto, ha mostrato due canne da pesca riposte sul sedile posteriore, fingendosi pescatore, ma l'alibi è crollato nel giro di pochi minuti quando i militari hanno scoperto tra le sue tasche 5 grammi di hashish sequestrati. La meticolosa perquisizione del veicolo ha poi permesso di rinvenire due paneti sigillati contenenti rispettivamente 1 chilogrammo e 500 di cocaina purissima, nascosti in un doppio fondo dell'airbag lato passeggeri, creato ad hoc per eludere ogni tipo di sospetto. Nella casa dell'indagato sono stati anche sequestrati due proiettili 9x17. Lo stupefacente sequestrato, debitamente tagliato o considerata la purezza, se immesso sul mercato avrebbe garantito un guadagno di 200.000 euro. L'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria è stato tradotto presso la casa di reclusione di Bancali. Questo è quanto ci arriva dal comando provinciale dei carabinieri e noi anche oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti sono disponibili all'interno del nostro sito internet www.telegin.tv, all'interno del quale troverete anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Cosa molto importante che vi ricordo è che il nostro telegiornale va in onda 24 ore su 24 anche sul canale 115 del digitale terrestre di Libera TV. Io vi saluto, a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci. Come sarà tornata, è sempre intatto e non sai cosa.
ma qui tra tu mi vengo già priato e tutta cui fatichi insurritato l'uomo si imbocchia da che cosa da di a io fai pressa chi te mi ha chipì e d'unia dirà ma te si ragioni si non ci metto già somatoni ma con te L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra due indirizzi, di elettrotecnica o informatica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, puoi contattare al 349 29 79 172. Oppure visita il sito internet seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Puoi anche scrivere alla mail itangioiss@gmail.com. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari ti dà un'altra opportunità. La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati nel 2010, 2011 e 2012, due lezioni di prova gratuite. Per informazioni e iscrizioni, piscine Luvangazzu, telefono 328 42 32 016, email sportfulltime@gmail.com oppure contattare Piscine Latte Dolce al numero 342 56 49 121, email sportfulltimess@gmail.com. L'associazione culturale Dietro le Quinte OSA di Sassari è alla ricerca di aspiranti attori da inserire in prossimo laboratorio teatrale ed eventi teatrali. Per informazioni e contatti chiamare il numero 329 33 11 774 o inviare una mail all'indirizzo dietrolequinteosa@gmail.com. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30 e in onda 24 ore su 24 sul canale 115 del digitale terrestre di Libera TV.